importante interrogazione, mi sembra chieda, premesso che il Consiglio Comunale è socio del CISI, che la situazione del consorzio CISI è quanto mai drammatica e seria, è fatta dal consigliere Mirko Moleschi. Il comune di Nogaro va probabilmente a farsi carico per quota rilevante del debito del consorzio, e di queste situazioni i cittadini di Nogaro sono venuti a conoscenza solo esclusivamente dalla stampa e dal quotidiano L'Arena, che dall'articolo di mercoledì 3 agosto si viene a conoscenza di una riunione indetta per il pomeriggio successivo all'uscita dell'articolo di tutti i soci del consorzio. Chiedo che il sindaco e la giunta riferiscano in consiglio comunale, possibilmente alla prossima seduta utile, la situazione reale attuale del consorzio. Chiedo inoltre porti una conoscenza a tutto il consiglio e a tutta la cittadinanza nogarese del contenuto delle riunioni citate in premessa e che vengano esposte eventuali decisioni sulla base per risolvere la questione. Nello specifico chiedo quale strategia intende adottare il comune di Nogaro. Allora, da questo punto di vista, io ho fornito stamattina quello che era stato l'argomento del CISI. Voi sapete che il CISI è una situazione fallimentare, il consorzio CISI con uno sbilancio, quindi un debito sicuramente di 5 milioni di euro, forse dai 6 milioni e mezzo di euro, dipenderà poi da come andrà la procedura. È in procedura di concordato con confusione, perché non si riesce a capire se è concordato e se è andato a buon fine, in quanto ci sono due versioni contrastanti, che il concordato è stato accettato con la maggioranza del 51% e altri che testimoniano che non è stata accettata, non è stata raggiunta la maggioranza del 49%, la questione è in mano al giudice che dovrà decidere, penso in questi giorni, se il concordato è stato accettato o meno. Siamo in una situazione di ulteriori difficoltà, perché nella delibera accettata dal consigliere Moleschi del 3, l'assemblea ha votato contro la gestione commissariale, quindi di fatto complicando ulteriormente la questione. Una vicenda vecchia che si ripercuote da molti anni, infatti oggi CISI è svuotato di competenze, quando tutte le competenze che erano del CISI sono passate alle CoCISI e alle altre società collaterali, e comunque non è più operativo di fatto, e quindi è una società in piena situazione fallimentare in tutti i sensi. Nella seduta del 3 l'amministrazione comunale non ha votato, non ha partecipato alla votazione, citando il fatto che non voleva sentirsi coinvolta in una procedura che era disastrosa per le finanze pubbliche e che comunque non ci sentivamo coinvolti in nessuna delle soluzioni proposte. Tenete presente comunque che l'assemblea in questo momento è di fatto esautorata, perché la maggioranza delle azioni CISI è del campo, per chi si occupa di acque della parte orientale della provincia, e quindi di fatto la partecipazione dei soci è assolutamente simbolica, in quanto le decisioni del campo sono influenti in grande maggioranza. L'unica cosa che posso dire da questo punto di vista è che, ripeto, è stata fornita anche una relazione, è stata fornita una relazione ai consiglieri, è stata presentata dal dottor Ghisi, dall'avvocato Ghisi, non so che titolo abbia, che era il curatore della procedura concordataria, un esposto all'autorità giudiziaria per interrompere i termini per eventuali rivalse dei confronti dei vecchi amministratori che abbiamo appoggiato. Quindi in questo momento siamo in attesa di ulteriori notizie. Dal punto di vista nostro esiste una situazione per certi versi migliore di altri comuni, nel senso che le passate amministrazioni sono riuscite ad ottenere un equilibrio tra entrate e uscite favorevole al comune, e quindi diciamo che formalmente il comune vanterebbe crediti nei confronti del CISI, anche di somme consistenti, circa 200.000 euro. Da questo punto di vista c'è una contestazione che viene fatta dal CISI, per canoni non pagati, in cui si chiede di ritorno al comune di Nogara una somma equivalente a quei 200.000 euro, anche qualcosa di più. Devo anche dire che in sede concordataria, poi concordato come nel passato, quindi la situazione è confusa in questo momento. Il comune di Nogara è stato ammesso come chirografaro per 200.000 euro in attivo, cioè a vantaggio nostro. Dobbiamo anche dire che comunque, sia che va
vada in porto il concordato, sia che vada in porto il fallimento, sicuramente il comune non riuscirà a recuperare i 200.000 euro, perché non c'è capienza patrimoniale per riuscire a avere indietro questi soldi, perché erano, che riguardavano dal servizio della raccolta dei rifiuti. L'ipotesi che si faceva in concordato era del 26%, per quanto riguarda il fallimento non sono in grado di dare notizie, perché non era vero. Prego. Ah, niente, ti volevo solo chiedere, sai se il comune di Novara deve pagare qualcosa in caso? Secondo me no. Ma lo dici te o ci sono dei dati? Secondo me no, nel senso che la legge giuridica parte a capovolo della finanza con Coca-Cola, su altre cose sembrerebbe non essere accanto al comune, con parere legale che quello però è un giudizio supportato, mettiamola così, però secondo parte le cause, però il giudizio è questo. Devo anche dire che non abbiamo contestazioni precise, cioè c'è nel senso solo da parte del curatore che diceva questo debito potrebbe ricadere in cascata. In realtà Cisi è una società assolutamente giuridicamente perfetta e quindi da questo punto di vista con un carico suo di... Come si fa ad arrivare a 7.000 di buco? Come si fa ad arrivare a 7.000 di buco? Devo dire che ho delle opinioni ma non ho certezza. Che lo puoi dire queste opinioni? No, nel senso che non ho certezza, quindi non deve andare a... Io credo abbiamo fatto richiesta al curatore fallimentare di alcuni documenti che sono stati comunque prodotti, ma che non ci sono stati al momento prodotti, quindi non sono in grado di... Beh, è evidente che la gestione è stata fatta da questo punto di vista. Se avrò, appena avrò, mi farò carico di... A questo punto non c'è alcun dubbio. Attendo. Non te lo dico, no, perché non voglio. No. Sai che abbiamo avuto anche una discussione riservata, in cui ti ho espresso alcune opinioni, ma siccome sono opinioni e non ho alcuna certezza, la questione è assolutamente delicata. Certo. Tutto posto? Posto? Sì, io non sono in parte soddisfatto, però quello che posso te lo dico. Ok, sono in parte soddisfatto. Resta il fatto che 7 milioni di buco. Ripeto anche quello che ho detto. Che probabilmente se poteva anche formarsi prima, se deve arrivare a 7. Ripeto quello che ho detto. E sarebbe il caso di coinvolgere anche quelli che c'erano prima, no? Chiedere conto di questi di questo buco. Sarebbe interessante dal primo giorno della nascita del Cisi fino a 31-12 scorso. Perché insomma arrivare a 7 milioni di buco. Ce ne vuole, Non c'è dubbio. Com'è? Non c'è dubbio. Quindi, se si può, magari, anche da parte dell'amministrazione, se è possibile... Vorrei anche precisare che ho detto anche stamattina. Sì. Tutti i consiglieri sono abilitati a fare tutte le indagini che vogliono, è chiaro che magari l'amministrazione è questo ufficiale. Certo che se lo fai te, sindaco, hai molto potere di me o di assicurato, no? Questo risulta anche dal verbale dell'ultima assemblea del CISI che ho chiesto formalmente a una assemblea. No, ma io ti credo, sai, dico che se le faccio io, Flavio, voglio dire che sicuramente dà più peso se fai la domanda come amministrazione e non come singolo. No, sono d'accordo, ma non è che ci voglio sottrarre. No, io non dico questo, dico che la situazione, che secondo me va monitorata bene e non stai sotto, insomma. No, nel senso che non è escluso che se ci fossero rilasci patrimoniali nei confronti del comune, il comune stesso, oltre che ad altre cose, potrebbe tentare di rivalersi anche sugli amministratori, anche se procedure. Vabbè, ho capito. Però può essere. Cioè, qualche dubbio. Può essere. L'ha fatto Busola? Può essere. Perché si è nato così, non c'è niente da fare.